Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Francesco Mimmo, investigatore privato da più di 12 anni e membro della World Association of Detective. In questo video andremo a parlare di un tema di cui ci avete chiesto in tantissimi, e cioè se l'investigatore privato può girare armato oppure no. Prima di farlo vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere aggiornati sui nuovi video. Dunque, in tantissimi ci avete chiesto nei commenti o nei messaggi, insomma, su Instagram e su Facebook, se l'investigatore privato può girare armato o no. C'è da fare una precisazione per capire un po' come funziona il mondo delle armi in Italia. Non è che l'investigatore privato sia più autorizzato di altri a portare addosso la pistola o l'arma da fuoco. Non ha né più né meno possibilità di avere il porto d'armi rispetto a un gioielliere o un imprenditore, ma questo perché? Perché il porto d'armi non viene rilasciato in base alla categoria di appartenenza, quindi il gioielliere piuttosto che il direttore di banca, piuttosto che l'investigatore privato, viene rilasciato in base a determinati parametri, che sono il pericolo, il fondato pericolo di minacce gravi alla propria persona. Quindi bisogna documentare che riceviamo costanti minacce, aggressioni fisiche, verbali, perché no? Quindi dobbiamo dimostrare che c'è una situazione effettivamente di pericolo. Non basta dire io faccio il benzinaio, voglio il porto d'armi perché ho paura delle rapine. Bisogna che ci sia un volume d'affari importante, quindi perché vi citavo i gioiellieri? Perché i gioiellieri comunque per il tipo di attività che fanno movimentano sempre grandi quantità di denaro o di beni preziosi e sono soggetti molto di più esposti a rapine rispetto a chi magari ha un negozio di abbigliamento piuttosto che qualcos'altro. Stessa cosa vale magari per i farmacisti, ok? Quindi il porto d'armi per l'investigatore privato è previsto, nel senso che è previsto se ci sono i requisiti, quindi se un investigatore privato subisce minacce, aggressioni, intimidazioni, vere e proprie aggressioni fisiche e verbali, allora in quel caso può richiedere il porto d'armi. Tenete presente che però, come dico sempre io, avere l'arma addosso è uno svantaggio, non è un vantaggio, perché avere l'arma addosso si presuppone che in una situazione di pericolo voi dobbiate usarla. In ogni caso, anche se avete pienamente ragione, avete tutte le ragioni del mondo, passate comunque dei guai, perché comunque sparare a una persona, insomma, non è un gioco, non è come lo vediamo nei film, ha delle implicazioni pesantissime a livello emotivo, personale, familiare, mediatico. Quindi è sempre meglio non averla piuttosto che averla. Poi è chiaro che se parliamo di situazioni dove si è disperati perché ogni 3 mesi ci fanno una rapina all'interno della nostra gioielleria, allora vabbè, il discorso cambia. Però tendenzialmente avere il porto d'armi non è mai un vantaggio. Va rinnovato ogni anno, si presta ad essere problematico anche dal punto di vista relazionale, perché magari si va in determinati posti, ci sono delle persone che non gradiscono, per quanto voi possiate nasconderla, non gradiscono di vedere una persona con un'arma addosso, se no, non potete portarla comunque alle manifestazioni, ad eventi pubblici, se dovete prendere l'aereo per spostarvi per lavoro è un pasticcio, stessa cosa con il treno, insomma tutta una serie di implicazioni che veramente io sconsiglio. Quindi se da una parte fa un po' figo, no? Vedere l'investigatore con la pistola, vedere l'investigatore armato, dall'altra tutta una serie di implicazioni, come quelle che vi dicevo prima, veramente pesanti, importanti, che il gioco non vale la candela. Io conosco tantissimi investigatori privati che hanno il porto d'armi, ma che lasciano la pistola a casa e non se la portano dietro proprio per questo motivo. Quindi, ricapitolando, possiamo dire che l'investigatore privato può avere il porto d'armi per difesa personale, perché poi ricordiamoci che esiste il porto d'armi ad uso sportivo, il porto d'armi per difesa personale. Chiaramente ci sono delle distinzioni da fare, perché ad esempio il porto d'armi per uso sportivo, l'arma non può essere pronta all'uso, quindi io non posso assolutamente portarmela dietro, addosso, non posso portarla dietro pronta all'uso, quindi il caricatore deve essere staccato, non ci devono essere colpi in canna, insomma, non deve essere pronta all'immediato utilizzo. Posso portarla solo nel tragitto da casa al poligono, dal poligono a casa. Diverso è invece il porto d'armi per difesa personale, perché io posso girare con la pistola carica, con il colpo in canna, con la sicura, senza sicura, posso portarla addosso ovunque vado. Quindi sono due tipi di porto d'armi completamente differenti per esigenze completamente differenti. Chiaro che se io sono soggetto a minacce o dei problemi con dei delinquenti, con delle persone che mi minacciano, è chiaro che se mi rilascia il porto d'armi deve essere un porto d'armi per poter portare una pistola pronta all'uso, altrimenti viene meno il discorso della prontezza di utilizzo. Mentre invece, viceversa, se io ho il porto d'armi di uso sportivo perché mi piace andare al poligono a sparare e basta, ma nessuno mi minaccia, non ho problemi,
non ho assolutamente bisogno della pistola pronta all'uso col colpo in canna. Spero di essere stato chiaro, quindi ribadiamo ancora che l'investigatore privato non ha più titolo rispetto ad altri di portare l'arma rispetto a un gioielliere o a un farmacista. La differenza la fa semplicemente la situazione socio-economica e di pericolo in cui ci troviamo. Per ricevere il porto d'armi, quindi per avere il porto d'armi, bisogna fare delle visite mediche presso l'ASL, bisogna poi fare richiesta alla questura, c'è tutta una trafila abbastanza importante, abbastanza lunga, fare delle visite medico-legali, pagare delle marche da bollo, iscriversi presso un tiro a segno nazionale e fare un corso della durata di, adesso non mi ricordo, siamo sulla decina di ore, che vi spiega il funzionamento dell'arma, come usarla, come utilizzarla, come scaricarla, come caricarla, e dopodiché si fa la richiesta che, vi ricordo, può essere rigettata in qualsiasi momento. Infatti, la tendenza dell'ordinamento italiano, purtroppo per fortuna, non lo so, non voglio scendere in commenti politici, però rispetto agli Stati Uniti la tendenza è completamente diversa, quindi la tendenza è quella a rilasciare meno porti d'armi possibili proprio per evitare che circolino armi addosso a soggetti che non dovrebbero averle. Io come sempre vi ringrazio, spero che il video vi sia piaciuto e vi ricordo di mettere un like e di farci sapere nei commenti che cosa ne pensate.